non è scolpito nella pietra, perché ovviamente l'azione esecutiva si deve adattare. Quindi non è possibile nella legge far riferimento a un programma biennale, peraltro già scaduto. Grazie. Onorevole Connunnese, a titolo personale. Ma in realtà una risposta c'è, nel senso che questo decreto fa proprio dimostra il fatto che lo Stato ha fallito, lo possiamo dire. Ha fallito perché demanda il compito di avere dei servizi ai genitori dei disabili, quindi non crea dei servizi reali alle persone disabili, è questo quello che stiamo denunciando. Quindi questo è quello che noi stiamo dicendo attraverso i nostri emendamenti ed è quello che diciamo a quest'Aula. Noi vogliamo che ci siano dei servizi reali e non demandare ai genitori quello che poi dovrebbe essere compito della cosa pubblica. Grazie. Grazie a lei, onorevole Binetti. Credo che uno degli aspetti più interessanti di questa legge è proprio quello che se da un lato coinvolge maggiormente lo Stato con misure concrete e precise a favore dei pazienti disabili gravi e, come recita proprio nel titolo, privi del sostegno familiare, dall'altra parte nulla toglie non solo alla responsabilità dei genitori, ma a quella gioia profonda dei genitori di poter fare tutto il possibile per i propri figli. Non c'è una cosa senza l'altra, c'è un welfare di tipo verticale, che è quello che procede dallo Stato verso l'utente finale, in questo caso il grave disabile, e quello che è un normale welfare, il più normale welfare orizzontale che ci sia, che è quello familiare, a cui si aggiungono poi le associazioni che vogliono in qualche modo collaborare in questo. Non c'è l'uno senza l'altro. Il bello di questa legge è che integra i due punti di vista e non c'è possibilità di farsi carico e di rispondere ai bisogni delle persone disabili, tanto più se gravi e tanto più se privi del sostegno familiare, senza tenere conto di questi elementi. L'attenzione messa a costruire il fondo a cui si attinge per farci carico dei bisogni delle persone gravi, per tutta una serie di cose che vedremo successivamente nello sviluppo del dibattito, ma anche l'attenzione che si pone perché i genitori possano sottoscrivere polizze assicurative, possono creare dei trust per i propri figli, tutto questo è la misura della complementarietà con cui oggi non c'è più persona meno Stato o meno Stato e più persona, c'è la necessità che ognuno faccia la propria parte e la faccia fino in fondo. E con questa legge abbiamo cercato davvero di integrare costantemente e sistematicamente queste due prospettive. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare, quindi con il parere contrario del relatore e del governo, 1,59 Baroni, la votazione è aperta. Montroni, Ginefra, Ravetto, ci sono altri che non riescono a votare? Cozzolino, Ferraresi, Giordano Giancarlo, Caso, altri? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 426, votanti 359, astenuti 67, maggioranza 180, favorevoli 72, contrari 287.